Ciao e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a iniziare un'operazione di recupero di quelli che sono gli anni precedenti per quanto riguarda le top 10 sul cinema dell'orrore. Dovremo realizzare in questi mesi la top 10 2020, ce ne stiamo occupando oggi, e quella 2021, per arrivare all'inizio del 2023 con una top 10 2022 e metterci ufficialmente a pari. Per chi non conoscesse questi video, sono fondamentalmente dei consigli, una piccola chiacchierata molto veloce su quelle che sono state le uscite e i migliori, secondo me, film dell'orrore del 2020 e comprendono anche film che magari sono usciti solo in Italia durante quell'anno o che io ho avuto modo di recuperare. Quindi ci sarà anche roba del 2019, del 2018, non scandalizzatevi, film di cui non abbiamo avuto l'opportunità di parlare precedentemente. Ma bando alle ciance e iniziamo subito. Ci saranno anche due posizioni speciali, ma ne parleremo lungo il corso della classifica. Anche quest'anno non partiamo dalla top 10, ma dalla top 20, facendo una carrellata velocissima di quelli che sono stati i film dalla ventesima alla decima posizione, sempre secondo me del cinema horror e dintorni. Ventesimo posto per Le Streghe, film prodotto da Guillermo del Toro che doveva in qualche maniera far rivivere il classico da cui prende ispirazione. Stiamo parlando di un film alla Nightbox, quindi un horror per i più piccoli, quasi una fiaba gotica, un fantasy che non ha particolari pretese, ti fa scorrere quelle ore in maniera spensierata vedendo qualcosa di caruccio, con questo ambiente fantasy che condisce tutto quanto, degli effetti visivi interessanti, seppur veramente molto artificiosi, un cast d'eccezione. Non stiamo parlando del film della vita, non stiamo parlando di il super consiglio, vi sto semplicemente dicendo che se non avete nulla da fare e volete vedere qualcosa di estremamente leggero e simpatico, potete vedere Le Streghe. Se invece venite a dire che non è il film della vita, e vi dico, sì? La trama racconta di un bambino che incontra una strega e dopo successivamente si ritroverà in un hotel pieno di streghe. Infatti, avevo detto che è una cosa semplice, tranquilla, non è che, insomma. 19° posto per Possessed di Brandon Cronenberg, figlio di David. Non sapevo neanche se metterlo nella top 20 all'inizio, questo film, perché sinceramente mi ha lappato i coglioni come poche cose al mondo. Purtroppo il buon Brandon ha una buona idea per costruire questo film, ovvero corpi che vengono posseduti da un'agenzia particolare per commettere omicidi. Il problema è che, allora, è il tipo di film dove parlano tutti sottovoce perché devono farti capire che è una cosa profonda, no? Quindi parlano tutti così, perché se no non è profondo. Quindi deve essere profondo, deve essere. Cioè, se a voi poco a poco dà fastidio il rumore della saliva nella bocca, è finita. Cioè, non lo potete. Io, no, a me dava fastidio. Io ogni tanto skippavo perché ho detto: hai rotto il cazzo, basta. Va, fai parlare i personaggi in modo normale, Brandon. Brandon, ti prego. E poi ci sono dei messaggi estremamente banali, proprio delle morali banalissime, trattate come se fossero le rivelazioni della vita. Globalmente girato bene, recitato bene, ha un'idea di fondo interessante, per carità, solo che sembra uno di quei progetti stile sei appena uscito dalla scuola di cinema, non sei un cazzo di nessuno, ma devi fare il film incredibilmente impegnato per illuderti di essere sto cazzo. Cioè, mi sa proprio di questo, di cosa fastidiosa, presuntuosa. Brandon, fatti spiegare a tuo padre un po' di più che cos'è l'intrattenimento. Tuo padre fa cose impegnate, cioè non è che fa cose così, cinepanettoni, ok? Però nel suo trasmettere messaggi che non sono banali, riesce comunque a intrattenere lo spettatore. Tu ti prego, cioè mi sai di quelli che si chiudono nelle stanzine in 18, fumando cose strane per credere di essere esclusivi, guardando film polacchi sottotitolati in tedesco. Ti prego, Brandon, non essere così. Ti supplico, fai la persona normale. C'è un mercato lì fuori, ci sono degli spettatori intelligenti che vanno trattati in maniera intelligente, il loro tempo vale proprio rispetto. Ti supplico, Brandon, cerca di essere un po' più smart. 18° posto per Marrow Bone, trama. C'è una famiglia che vive in una casa con una madre che in realtà è tipo
porta e cercano di non farlo capire a nessuno, avvocati, assistenti sociali, cose, insomma, nessuno lo deve capire. C'è Anya Taylor-Joy, il film è tutto sommato interessante, dimenticabile, se no non sarebbe solo la 18ª posizione. L'ho visto 2 anni fa, non mi ricordo quasi nulla, ve lo sto dicendo perché 2 anni fa l'ho messo in classifica e possiamo già andare avanti. 17° posto per Bad Hair, B-movie, clamoroso, che tratta di questi capelli malvagi. Praticamente c'è una donna di colore a cui purtroppo viene imposto per lavoro di avere i capelli lisci. Quindi lei prima si incazza giustamente, poi però cede a questa cosa, anche perché il film è ambientato anni 80, mi sembra. Va presso un parrucchiere, si fa mettere delle extension particolari e quello che succede è che purtroppo sono in realtà delle filamenti liane di una pianta maledetta che prenderanno il controllo e faranno un casino, ammazzeranno gente, un macello. Ora, il problema è che questa roba che vi sto dicendo succede dopo 50 minuti, quindi film effettivamente è una parte iniziale veramente lenta, dopo diventa splatteroso B-movie comico, diventa veramente folle, tenta anche di rifare delle inquadrature della casa di Sam Raimi senza riuscirci. Ve lo dico proprio. Si vede il tentativo, cioè qualcuno che ci ha provato e non ci è riuscito. Però globalmente mi sento comunque di citarvelo perché è un prodotto interessante, è originale, esce fuori da quelle che sono sempre le solite cose e vi direi che se non avete niente da fare vedetevi Bad Hair. 16° posto per Hashtag Alive, questa Corea che ogni tanto arriva, produce i filmi dell'horror e siamo oggi qui a parlarne. C'è un'epidemia zombie, un ragazzo, Twitcher mi pare, rimane chiuso in casa, deve sopravvivere, è un casino, in questo condominio completamente infestato, in una città infestata da zombie terrificanti e cattivissimi, e lui deve tentare, insomma, di scamparla anche con le provviste, mettendosi d'accordo con chi eventualmente è ancora vivo nel vicinato o nel condominio. Film molto classico da questo punto di vista. Ha una serie di trovate interessanti, gli zombie fanno paura, e vi direi globalmente, non è granché, però globalmente, se non avete niente da fare, vedetevi Hashtag Alive. 15° posto, la classifica inizia a diventare un po' più calda per un film che in tanti avete sicuramente odiato, ma che io, facendo finta che non ci fosse l'originale, ho comunque trovato godibile nella sua follia. Stiamo parlando di Rabbid, il remake. So che a tanta gente non è piaciuto, io vi direi non fate il paragone con quello di Cronenberg. Lo so che è una cosa, dici come cazzo faccio a non fare il paragone? Provateci, prendetelo come film a parte di intrattenimento con qualche morale buttata lì, perché se l'analizzate in questo modo, secondo me, risulta essere un film interessante. Ci faremo un remake versus, non ci dilungheremo, anche perché vi ho detto che adesso dobbiamo arrivare veloce alla 10. Tuttavia, se non l'avete ancora visto, provate a vedere il remake di Rabbid, non però analizzandolo nella chiave "hai fatto il remake del film di David Cronenberg, quindi devi sicuramente avere un grande valore artistico, altrimenti non puoi permetterti di fare..." Calmi, calmi. Ricordatevi che esiste il remake di Martyrs. Quindi questa roba trattatela come un film di intrattenimento che può piacere o no. 14° posto per The Babysitter, Killer Queen, che sarebbe The Babysitter 2, avevamo già messo il primo in una top 10, che si era diviso la posizione con Little Evil, quindi due commedie horror. Questo film ha lo stesso identico tono del primo, è girato dalla stessa persona, e abbiamo il protagonista del primo film che dopo l'esperienza terrificante con i satanisti e la babysitter satanica, è cresciuto, è diventato un complessato perché racconta quello che ha subito, non gli crede nessuno. Anche normale, lui cresce, si innamora, tenta di andare avanti, attenzione, ci sono di nuovo i satanisti. Vi direi, se vi è piaciuto il primo, di vedere questo seguito di The Babysitter, perché è un film fondamentalmente divertente. Continuiamo con questo mood e al 13° posto Freaky di Christopher Landon, director di Auguri per la tua morte 1 e 2, un autore che ha parzialmente distrutto la saga di Paranormal Activity, ma quando si mette a fare gli slasher, al contrario, riesce, secondo me, a produrre degli ottimi risultati, dei film
leggeri che scorrono con dei concept pazzi, auguri per la tua morte e loop temporale, frichi allo scambio di corpo, quindi questi elementi fortemente fantasy e da B-movie che però mi piacciono un sacco, sempre dei cast interessanti, qui come protagonista abbiamo la ragazza che ha interpretato, chi se lo ricorda, Misty in Detective Pikachu, ci abbiamo fatto una recensione quando fu, ragazza interessante, che in questo caso riesce a interpretare correttamente la stronza psicopatica. Perché fanno il cambio di corpo col killer, quindi lei è ragazza innocente, però in realtà dentro c'è il killer, quindi è tutta una cosa cervellosica. Vi consiglio di recuperarlo, Freaky, film che secondo me è proprio quello che dovrebbe fare Landon, ovvero questi B-movie, slasher divertenti che scorrono, simpatici, freschi, smart, continua così, lascia stare Paranormal Activity, per l'amore di Dio. 12° posto per La Loggia, The Lodge. Film psicologico, horror, che tratta di una poveraccia che viene suo malgrado chiusa in una casa, una baita in montagna con due ragazzini, il compagno è assente, insomma lei deve stare un po' con questi ragazzini, peccato che questi tizi la fanno impazzire. Ora io ho paura di dirvi di più, perché potrebbe essere uno spoiler tutto. Quando è uscito si parlò di film incredibile, secondo me ha alcune riserve abbondanti, non è neanche in top 10. Però se avete voglia, ecco, ve la vendo con i mood, se avete voglia di vedere un film horror psicologico, cervellotico, che vi vuole far capire che ci sono forse certe cose che succedono, certe che non succedono, un casino, eccetera, dovrebbe interessarvi The Lodge. 11° posto per Books of Blood, soggetto di Cliff Barker, idea di Cliff Barker, libro di Cliff Barker, tutto di Cliff Barker, tranne regia, e si vede. Io non sapevo nulla di questo film, l'ho visto, è un'antologia, ci sono tre storie che vanno tramite lo spazio e il tempo, come dice la trama, in realtà sono tre storie che si vanno a incrociare, e nonostante questo ho capito palesemente che era di Cliff Barker l'idea, perché soprattutto nell'inquadratura finale è proprio, ok, tu sei il matto che ha fatto il Razer, si capisce, e secondo me si vede proprio lo stile, cioè è malatissimo tutto, anche quando tenta di essere normale è malato lo stesso. E è davvero particolare parlare di un'antologia, perché io potrei dirvi semplicemente che c'è una ragazza che incontra degli anziani signori che sembrano buonissimi e forse non lo sono, vi potrei dire che ci sono dei criminali che devono rubare una cosa, vi potrei dire che c'è appunto un libro, ma questo libro è molto particolare, questo libro o questi libri del sangue, perché già si inizia a vedere all'inizio del film che ci sono dei nomi scritti, ma su un tessuto che sembrerebbe pelle umana incisa. Insomma, è molto particolare tutto. Vi suggerisco di darci un'occhiata, non è anche qui il film della vita, però comunque ha una serie di idee completamente malate che mi hanno portato a metterlo quasi in top 10. Migliori 10 posizioni a cui tra l'altro siamo arrivati, volevo fare velocissimo, mi sa che in realtà non ho fatto veloce quanto volevo. E qui prima di andare avanti c'è una posizione speciale. Posizione speciale che è la manovra di marketing dell'anno. Un film di cui non abbiamo parlato, che sarebbe forse in 50esima posizione, Antrum, il film maledetto, comodamente disponibile su Amazon Prime Video, il film maledetto. Di cosa parla? C'è un famiglia, cioè praticamente c'è una sorella e un fratello che devono salvare l'anima del cane morto, vanno in un bosco e iniziano a fare una fossa per diversi motivi, perché lei ha un libro che dice che se si fanno determinate cose poi le anime dei morti, ecco. Problema qual è? Che poi va tutto in vacca, ovviamente, ci saranno dei killer, delle entità strane, cose che ti mettono l'ansia, riferimenti ai gironi dell'inferno, tutto molto forte per chi non è abituato a vedere horror underground, in realtà per chi lo è tipo, ok? Però capisco che con un marketing del genere Antrum alla fine l'abbiano visto tutti, nonostante secondo me non sia un buon film, l'ho visto due volte, la prima volta per curiosità, la seconda perché mi hanno praticamente costretto. Sono ancora qui, sono vivo, quindi penso che non sia maledetto, anzi è girato come un finto film degli anni 70,
problema è che fa alcuni close-up, fa alcuni movimenti di camera che no, cioè puoi invecchiare quanto vuoi la pellicola, ma devi anche stare attento a come le cose tecnicamente venivano girate negli anni 70, perché non mi puoi fare i mega close-up 4K con poi davanti la filigrana, perché così è vecchio. No, non c'era proprio la tecnologia per fare quella roba lì. Cioè, nel senso che... Su, dannazione! Però capisco l'idea, capisco la manovra, è stata intelligente perché comunque ha avuto un successo clamoroso. Quindi big up per Antrum, nonostante piuttosto che rivederlo mi farei del male. Unica scena che ho trovato spaventosa è un primo piano di un demone che è tipo in un sogno, una cosa onirica. C'è questa scena veramente molto buia, oscura, con questa sagoma di un demone che guarda la telecamera. Inquietante. Mi è piaciuta quella roba lì, il resto no. Cioè, anche quando doveva essere malatissimo, sì, alcune cose sì, però ripeto, nulla che noi veteran non abbiamo già abbondantemente visto altrove per 10. Quindi capisco che il pubblico generico si sia un po' scandalizzato, ma noi è tipo... Cosa? Fa il sesso con un animale morto? Normale. E siamo arrivati finalmente in decima posizione, dove ci sono due film che si condividono il posto. Perché mi ero dimenticato di mettere Escape Room, e quindi l'ho condiviso con l'altro che poi vi dirò. Comunque, Escape Room, film che ho recuperato da pochissimo. Perché sinceramente avevo non un pregiudizio negativo, però di vedere in film quei ragazzetti che tentano di sopravvivere all'escape room, sinceramente non è che ci avessi tutta sta voglia, però mi sono dovuto ricredere. Film interessante, con delle trovate intelligenti, scorre veloce, non è un film che ti fa affezionare i personaggi o che vuole fare la lagna o il dramma della vita, è un film dove ci sono dei personaggi che moriranno all'interno dell'escape room, ma non è tipo piangiamo, è tipo figo, andiamo avanti, vediamo la prossima. Quindi questo mood a me è piaciuto molto. Penso che abbiano fatto una cretinata negli ultimi 2 minuti, proprio, cioè il film finisce, no? Non vi posso dire come, però finisce. A un certo punto c'è un pezzo in più, che secondo me è tipo la morte del cinema, cioè rende stupido tutto, e sarà un tema ricorrente di questa top 10, il potevano finirlo 30 secondi prima, e ci sarà soprattutto un film coreano che avrà questa cosa qui, ma lo vedremo più avanti. E per il resto però, diretto bene, fotografia patinata, colorata, ma non troppo, quindi comunque non siamo davanti a una roba alla Snyder o alla Michael Bay, ma c'è ancora un che di concretezza, e quindi vi suggerisco di vedere questo escape room magari in una sera in cui non avete nulla da fare, perché secondo me avrete un ottimo ricordo, e anzi sono curioso di vedere il 2 che non ho ancora visto. E avevo detto che questa pellicola condivideva la posizione con un altro film, A Quiet Place 2. Oh, il primo film l'avevo messo nelle delusioni dell'anno quando fu. Non mi era piaciuto per niente. Questo sequel invece, nonostante erediti due grossi problemi del primo, è più logico, cioè è più quadrato, sa in che direzione vuole andare, ci sono meno scene emotional che fanno diventare scemi i personaggi, tipo abbiamo dei mostri che ci sentono anche se scorreggiamo, andiamo a gridare dietro le cascate, sì! Cioè, tipo peggior padre dell'anno, no? Cioè, cose veramente cretine di gente che non vede l'ora di morire. Nel primo film c'erano anche scene del tipo un tizio a cui purtroppo muore la moglie, lui si gira, vede, ci sono un padre e un ragazzino. E A Quiet Place è basato su dei mostri che appena fai arrivano da 10 km, ok? Vede che ci sono il padre e il ragazzino, lui li guarda e urla perché lui non può più vivere senza la moglie, poverino. No, sei un assassino perché non è che ti stai ammazzando tu, stai ammazzando anche un padre e un figlio. Quindi sei proprio sei un cretino totale. Ecco, era pieno di queste cose A Quiet Place. Cioè, facciamo l'emotional e sminchiamo il senso del film, no? Una cosa terrificante. Gli autori erano tre del primo film. Qui è solo uno e probabilmente è rimasto quello talentuoso, che purtroppo ha dovuto ereditare alcune cretinate. Tipo, quali sono i problemi che si porta dietro? Purtroppo rimane il fatto che questi mostri che hanno un udito molto affinato possono essere sconfitti con degli ultrasuoni particolari,
dei rumori fastidiosi molto forti, cosa effettivamente logica. Nessun governo ci è arrivato a questa soluzione, con un bimbo di 5 anni l'avrebbe capito, e hanno distrutto il mondo. Quindi questa minchiata purtroppo se la deve portare dietro, perché ormai te l'ho detta nel primo, e che devo fa. E altra cosa, questi mostri sono scesi con una pioggia di meteoriti che nessuno aveva visto. C'è la NASA che ti sa dire che passerà un meteorite piccolo così, e tra 15 anni a una distanza di 4 miliardi di peli di culo dalla Terra, e non sanno che cadono i meteoriti da Quiet Place? Cioè, nella guerra dei mondi non si sapeva, ma perché erano dei fulmini. In A Quiet Place non c'è il senso di ente, di governo, di protezione militare, non c'è niente. Cioè, è come se fosse un'umanità completamente abbandonata a se stessa, con nessun potere che si occupa anche solo vagamente di dargli una mano. Io non capisco che cazzo di visione di mondo abbiano questi. Comunque, diciamo che, nonostante queste minchiate importate dal primo, il film va per la sua, è molto più cinico, se vogliamo, è molto più semplice, le creature vengono un po' depotenziate permettendo di fare un pochino di rumore senza farsi venire addosso questi cosi subito, e quindi globalmente funziona meglio del più gradevole, tant'è che nonostante la delusione incredibile che mi viene del primo, A Quiet Place 2 finisce, probabilmente perché è rimasto l'unico autore talentuoso, finisce in top 10. Nono posto per The Handyman, l'uomo vuoto, tratto da un fumetto. A tanti so che non è piaciuto, soprattutto fan del fumetto. Io credo che sia un film interessante. Per quale motivo? Abbiamo davanti un'entità antichissima, di cui non si sa nulla, che sconvolge le menti di alcune persone, che viene evocata con un particolare rituale. E abbiamo anche il prologo, cioè il classico prologo da film horror, che succede qualcosa, poi si va avanti e si vede che è come se ripartisse il film, un po' alla The Ring, no? Morte subito e poi si riparte. A me piace questa struttura molto classica, questo demone, questa entità che si evoca col rituale, che fa fare delle cose alle persone, ci sono dei morti, non si capisce perché, scoppia l'indagine, c'è un tizio che deve ritrovare una ragazza che è scomparsa, sono scomparsi anche gli amici. È una classica struttura che a me piace. La sceneggiatura ha dei problemi, non a livello logico, ma perché si vede che deve riassumere una storia enorme in 2 ore, ce ne vorrebbero 4. Però complessivamente ve lo consiglio. È un film particolare, non capita spesso di vedere cose come The Handyman, nonostante appartenga a un filone visto e rivisto. Mi ha fatto anche un po' di nostalgia, perché tutte quelle pellicole che a me piacevano, che avevano questa struttura, adesso ne girano poche. Quindi vi consiglio al nono posto The Handyman. Ottavo, His House. L'idea è molto originale. C'è una coppia di immigrati che hanno una casa assegnata. Ora, gli dicono, mi raccomando, oh, non fate casino, non date problemi, tutto a posto e ve la caverete tranquillamente, insomma, sarete accettati, eccetera, eccetera. Il problema qual è? La casa è infestata. Cazzo! È un'idea che io quando l'ho vista ho detto, no vabbè, è semplicissima, ma non ci aveva pensato nessuno. Ma è una cosa semplicissima. Questi qui, già poracci, sono arrivati distrutti dalla vita, hanno perso un figlio in mare. Arrivano lì in questa casa per iniziare la vita, la casa è infestata e loro non possono neanche scappare da quella casa o farsi trasferire perché vivono in un clima fortemente razzista che non li vuole, e quindi appena loro fanno mezzo casino li trattano come dei pazzi, no? I pazzi immigrati che hanno attraversato il mare, questi sono strani. È un film di denuncia, un film che riesce a toccare alcune tematiche in modo maturo, non banalizzando, che io vi consiglio tanto. Questo è il primo film della top 10 che io vi direi proprio andate a vederlo. Volete vedere un'altra cosa? Lasciate perdere, vedetevi prima His House, perché a parte che tecnicamente magari ci sarebbero alcune cose da dire che fanno un po' storcere il naso, ma per quanto riguarda il concept, il messaggio che vogliono mandare, è un film che secondo me meritava di più di quello che ha avuto. Settimo posto, e qui ce la risolviamo in fretta perché c'è effettivamente poco da dire, per Zombieland doppio colpo. Ragazzi, la follia del primo viene ripresa, ampliata, fa morire da ridere. Ci sono dei personaggi completamente pazzi, che sono quelli di prima, più altri che vengono aggiunti. Si va alla Casa Bianca, si traveste da Elvis. È un casino, c'è Mastone, spara. Cioè, che cazzo vi devo dire? Che vi devo dire? È Zombieland, è quello. Non è cambiato. È ancora lui, è in salute. Vedetelo se volete divertirvi. Sesto posto.
per The Hunt, e invece qui ci dilunghiamo un pochino di più. Film che io non mi aspettavo, cioè tipo l'ho visto lì tra i consigliati, ho detto boh, adesso lo vediamo. Un'ora e mezza che mi è passata come se fossero 25 minuti. Survival game, bisogna cercare di sopravvivere perché ci sono dei ricconi che hanno creato un gioco stile Battle Royale, oppure magari i più giovani di voi diranno stile Squid Game, dove bisogna cercare di arrivare vivi con questi vipponi che tentano di ucciderti. Il motivo per cui questo succede verrà svelato. I personaggi sono uno più bello dell'altro, anche quelli che appaiono per 3 secondi, sono tutti belli. C'è una specie di prologo alla Suicide Squad di James Gunn, dove c'è la squadra iniziale che finisce malissimo e dopo 2 minuti scopri che, ah, ma quindi i protagonisti sono quegli altri. E a me piace questa struttura instabile, dove cambia tutto il film nel giro dei primi minuti. E The Hunt, secondo me, è uno dei migliori, forse esponenti del genere Battle Royale, che era tanto andato di moda anni fa, che ha ripreso Squid Game e che adesso sta ripartendo un'altra volta. La protagonista, Betty Gilpin, è cazzutissima e capisci subito che lei sa qualcosa in più. Lei non è una che l'hanno messa lì a morire, lei sa fare, lei sa come comportarsi, lei è potente. Lei poi ha fatto Glow, diventata una wrestler potentissima. Questa citazione l'ha capita in 3, secondo me. Che tra l'altro nello stesso anno ha anche fatto il Degrage Nuovo. E qui piccola parentesi su Degrage Nuovo, l'abbiamo già affrontato in un video apposito, abbiamo fatto il commento trailer, abbiamo fatto l'horror saga. Il fatto che io dica, attenzione, e vale per tutti questi film, che non mi è dispiaciuto eccessivamente, non significa che io dica che sia un bel film. Fine parentesi su The Grudge. Quinto posto per Love and Monsters. Anche qui leggeri. Leggeri perché il 2020 è stato un anno, purtroppo, di tragedie assolute. Quindi ci sono un sacco di commedie dentro. Cose per drammatizzare, per divertire, che hanno avuto un sacco di successo durante il periodo del lockdown. E Love and Monsters è uno di quei film che comunque ha aiutato ad affrontare la situazione pandemica con un po' più di leggerezza, nonostante anche lì si parlasse di gente rinchiusa in posti perché se uscivi succedevano cose brutte. Ora qui c'erano proprio mostri e ti mangiavano la faccia, quindi era un po' diversa la situazione. Però Love and Monsters è riuscito non solo ad avere un successo clamoroso e ritagliarsi una fetta di fan enorme, ma con uno stile molto fantasy, fumettoso, divertente, fresco. È riuscito a intrattenere anche me, che sono un cagacazzo atomico, generalmente, a fargli dare un'ottima valutazione. C'è un ragazzo che è chiuso in un bunker, ma che deve assolutamente ritrovare la sua fidanzata, dalla quale si è staccato nel momento in cui è iniziato una specie di apocalisse, ok? Mostri, mutazioni, cose particolari. Quindi cercherà in tutti i modi di arrivare nel bunker dove c'è questa persona dopo averla cercata con radio, eccetera. È un'avventura. È un'avventura per riarrivare all'amore e fortunatamente arrivare lì non è lo scopo finale del film. Cioè, arriva lì e poi c'è altra roba, non è che, ah, siamo arrivati, bacino, fine, titoli di coda. No. Love and Monsters è un film che vi consiglio anche in questo caso. So che magari ha un mood particolare che a tanti di voi non piacerà, perché magari volete una cosa più seria, un po' più impostata, però se siete un po' più aperti alla cazzata, ve lo consiglio. Quarto posto, I See You, film che tratta del fenomeno del frogging, ovvero del saltare da una casetta all'altra mentre i proprietari non se ne accorgono e vivere alle spalle di chi sta gestendo la casa e la abita. Solo che ci saranno segreti incredibili, come potete immaginare, una famiglia che pensa di avere la casa infestata, in realtà sono dei tizi che li stanno vivendo, tipo nella soffitta, per dei motivi però. Non è a caso, non ci sono dei pazzi che semplicemente sono entrati in casa, ci sono dei motivi ben precisi che hanno a che fare col passato di tutti i coinvolti. I See You è un film che mette l'ansia e riesce a far paura. Ci sono dei characters, dei personaggi un po' instabili che potrebbero fare delle cose pericolosissime da un momento all'altro. Quindi io l'ho visto diverse volte, prima ancora che arrivasse in Italia e secondo me è il primo film horror, nonostante sia catalogato più come drammatico, ma è il primo film horror potente che c'è stato in questo 2020. Tra l'altro, visto l'anno, visto che i cinema erano chiusi, capite che tanti prodotti potenti purtroppo non sono arrivati all'interno dei cinema. Quindi
dobbiamo un po'... Ecco, è una top 10 un po' arrangiata con quello che è uscito. Prima però di arrivare alla top 3, altra posizione speciale, delusione dell'anno. Ci siamo. Ragazzi, The Call, film coreano che tratta di una ragazza che in casa sua inizia a ricevere delle chiamate da parte di una tizia che abita a casa sua, ma decenni prima, e questa tizia però è matta, perché nonostante abbia una madre più matta di lei, questa qui diventerà una serial killer. Ora, il film ha alcune cose che non stanno né in cielo né in terra, crea un sacco di paradossi temporali che non sa gestire, però fin lì è carino, cioè volevo addirittura quasi metterlo in top 10. Poi il film finisce e ci sono gli ultimi 30 secondi che vanificano, io non voglio farvi spoiler, ma vanificano tutto il film. Gli ultimi 30 secondi distruggono il film. Proprio il senso, il finale, la morale, il sentimento viene ucciso dagli ultimi 30 secondi. E infatti la critica più presente online è: non poteva finire un minuto prima? Perché vogliono fare il plot twist finale a tutti i costi, risultando ridicoli. Ma tanto. E nonostante The Call mi abbia effettivamente intrattenuto, è stata la delusione dell'anno per questo motivo, non l'ho messo neanche in top 10. Chi l'ha visto sa di cosa parlo. The Call. La già deve vedere. Terzo posto! Ne parleremo poco, perché ci ho già fatto un video recensione apposta. The Lighthouse, di Robert Eggers. Con William Dafoe, Robert Pattinson e una tizia buona. Di cosa parla? Robert Pattinson va a lavorare in un'isoletta su un faro, il guardiano del faro, e William Dafoe che deve istruirlo. Il film è in bianco e nero, in quattro terzi, fatto con stile espressionista e si rifà all'estetica e la mitologia lovecraftiana. Ci ho già fatto un video apposta. Clamoroso, bellissimo, io non so come definirlo se non con questi aggettivi. Abbiamo analizzato tutte le sue metafore, le sue simbologie, i suoi riferimenti estetici e vi rimando appunto al video dove l'abbiamo fatto, perché The Lighthouse è un film di cui purtroppo si è già smesso di parlare, ma che secondo me riesce a far capire appieno qual è la poetica di Robert Eggers e le capacità... Vabbè, non è che Dafoe avesse bisogno di mostrarlo, però Robert Pattinson, che è sempre in una situazione di dover dimostrare che non è più Edward Cullen, ok? Io me lo vedrei, fossi in voi, anche solo per così è contento Roberto. Contentissimo lui. Se vedete Pipo Pipo, Lighthouse, lui è proprio una persona felice. Secondo posto, Antebellum. Film particolare, non apprezzato da alcuni, che tratta del tema dello schiavismo, anche questo messaggio fortemente antirazzista, in maniera molto originale e spietata. Ora, non voglio farvi spoiler, ma è molto più attuale di quello che si pensa questo film. Ti dice che non bisogna mai sottovalutare alcuni tipi di pensiero dicendo vabbè tanto sono matti, vabbè tanto sono razzisti pazzi, mo passano 2 anni e poi si estinguono, oppure magari sento molte volte dire vabbè il problema del razzismo, dell'omofobia con il ricambio generazionale si risolverà. Risolverà no, sicuramente andrà molto diminuendo, credo, però non bisogna mai sottovalutarli, perché i pazzi ci sono e ci sono tanti pazzi con un sacco di soldi e bisogna stare molto attenti. Purtroppo è cronaca, gruppi estremisti cristiani legati alla lobby delle armi, i QAnon, complottisti di vario genere che alimentano le teorie del complotto solo per fini elettorali verso partiti estremi che hanno ideologie razziste, omofobe, sessiste, estremiste religiose, e tentano di alimentare l'ignoranza delle persone per fini fondamentalmente elettorali per poi fare quello che vogliono. Quindi sono persone intelligenti con idee molto discutibili che si affidano alla stupidità della gente, cioè gente che pensa che chi lo vota è un coglione, cioè stiamo capendo il livello. E non bisogna mai sottovalutare questo fenomeno, perché Antebellum ha anche uno di quei film che ci dice attenzione, è dietro l'angolo, cioè stiamo attenti.
questo film riprende quella che è il messaggio di Jordan Peele, ci fa capire che il razzismo è un problema con il suo Get Out, che c'è ancora, ovviamente. Più pensi di averlo sconfitto, più ricompare nelle persone più insospettabili. Magari il volere a tutti i costi dimostrare di non essere razzista potrebbe, come nel caso di Get Out, rivelarsi in realtà una maschera di forte razzismo. Antebellum ti spiega che il problema non va mai sottovalutato, neanche se c'è un 1% ancora che ci crede o che combatte per quelle cose allucinanti, perché quell'1% potrebbe essere incredibilmente potente e creare delle cose assurde. Quindi vi suggerirei Antebellum, primo perché secondo me è un bel film, cioè proprio girato bene e ti tiene incollato. All'inizio non capisci dove vuoi andare a parare, poi quando tutto torna fai cazzo. E ha un messaggio molto forte, che secondo me è importante. Primo posto, L'Uomo Invisibile di Lee Whannell, amicone di James Wan, già regista di Insidious 3, che in questo caso riesce a riportare in vita con una riproposizione in chiave moderna, vera, non come dicono alcune major quando non sanno se fare un sequel, un reboot o un remake, dicono riproposizione in chiave moderna. Questa è una riproposizione vera in chiave moderna, dell'Uomo Invisibile. Classico, mostro Universal, che trova una sua incarnazione in un film che secondo me per certi versi è maestoso. Anche solo per il fatto che non si capisce per buona parte del film se c'è una pazza che dice di essere perseguitata e picchiata da un uomo invisibile o effettivamente c'è un'entità creata con particolari tecnologie da una persona che sarebbe in grado di farlo. E tu sei lì e non lo capisci, perché dici ma veramente c'è un uomo invisibile? Cioè non riesci a capirlo. E infatti i personaggi sono lì tra c'è l'uomo invisibile e pazza lei, anche lei ha questi dubbi, lo spettatore ha questi dubbi ed è fatto apposta. E tu sei lì e cerchi di capire. Alla fine poi ci sarà una verità, che non vi dirò manco morto. Però questa gestione fortemente ambigua l'ho amata alla follia. È un film che rimarrà? Non penso. È un film importante? No. È un film che è uscito, ha rotto i culi a tutti e ha fatto entro spacco esco ciao? Sì. Quindi, secondo me va un attimo preservato, anche per questo l'ho messo al primo posto. A parte quello che mi è piaciuto di più del 2020, quindi banalmente l'ho messo al primo posto per questo motivo. Ma credo che se non l'avete visto dovete assolutamente recuperare questo drammaticone a tinte horror con l'uomo invisibile. Spero che l'Universal su questa falsariga tratti anche altri classici, senza fa la mummia o Tom Cruise, perché per carità, per l'amore di Dio, ma in chiave fortemente drammatico horror, tenti, con un filo di thriller, di raccontarci e riproporre i classici mostri senza fare delle pacchianate inaudite, come è stato correttamente fatto in L'Uomo Invisibile di Lee Whannell. Volevo andare veloce. Non ci sono riuscito mai, perché sto registrando da un'ora. Io volevo tipo registrare per mezz'ora. Comunque, questa era la top 10, anche se abbiamo parlato di un totale di 23 film del 2020. Arriverà più avanti quella del 2021, anche perché devo ancora recuperare cose. E a inizio 2023 arriverà quella del 2022. Signori, per oggi è tutto. Vado a morire. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.